ci vediamo. Oggi parliamo del coglio. Genericamente quando diciamo coglio intendiamo quello goriziano, ed è una mezzaluna magica, diciamo così, lì in Friuli, posta al confine con la Slovenia. Infatti il coglio si estende anche nella Slovenia, dove viene chiamato Brda. È una mezzaluna magica perché comunque ha un'esposizione dei vigneti tutti verso sud, ha un microclima particolare, è una zona che è difesa dai venti freddi che arrivano da nord, ed è difesa dalle Alpi, e quindi c'è comunque una buona ventilazione, e soprattutto il terreno che fa tanto, è un substrato ideale che in Friuli chiamano ponca, ed è ricco di carbonato di calcio e un pH elevato. Sono delle condizioni che influiscono molto sulla mineralità e sulla concentrazione dei sapori del vino. È una zona bellissima perché comunque i friulani sono stati bravi a valorizzarla, hanno creato una strada del vino che collega tantissime cantine sia in Friuli che Slovenia. Diciamo c'è un filo conduttore, ci sono tante storie simili ma non uguali, c'è un'identità forte, ci sono tantissimi contadini che comunque curano la terra e sono diciamo convinti di lasciarla così, no? Integra e viva per generazioni, ed è anche una terra famosa per i vini bianchi soprattutto, perché qui si coltiva il friulano, lo chardonnay, la ribolla gialla, che qui è importantissima, anche spumantizzata, e il pinot grigio, e come rossi diciamo che quello più importante è il merlot. Dai bianchi si ottengono anche dei vini macerati, sono veramente tra quelli più noti, no? Quelli che mi vengono in mente subito sono Radicon, Damian, Podversic, oppure in Slovenia c'è Movia. Si fanno anche dei vini in anfora, fatti completamente in anfora, la fermentazione e l'affinamento, che praticamente è lo stile più antico, cioè fino all'epoca diciamo così dei romani si utilizzava l'anfora come contenitore, quindi un ritorno al passato per fare un vino però diciamo così moderno. Quello che ovviamente conosciamo tutti è Grafner, che ha fatto la storia. Parlando appunto di vini macerati, sono particolari perché si fanno macerare le uve, la buccia dell'uva bianca, per pochi giorni o spesso anche per tanti mesi. Quindi si ottengono dei vini bianchi, dorati, con dei profumi intensi che spesso non corrispondono diciamo al sapore dopo che hai in bocca il vino. Sono dei sapori che all'inizio tendono al dolce, ma poi sviluppano anche altri sentori di erbe, di fieno, veramente sono ricchissimi, di miele, però in bocca ovviamente risulta secco, sono delle note dolci all'olfatto ma non in bocca, che è secco, e soprattutto può sembrare strano perché ha anche il tannino facendo macerazione con le bucce, quindi un vino bianco che ha anche una componente dura che è il tannino oltre all'acidità. Sono vini particolarmente famosi per essere longevi, sono molto longevi, vini bianchi che sono buoni anche dopo 20 anni, per esempio, non se ne fanno tantissimi in Italia così. È una terra che in generale che può essere considerata anche schiva, no? Alcuni sono appunto schivi, un po' chiusi, che però in realtà dopo quando ci parli sono particolari, hanno anche una cucina particolare che guarda anche all'Europa, perché per esempio c'è il goulash, mangiano molto più selvaggina, no? Rispetto al maiale che abbiamo qui, oppure la frittata alle erbe, la jota, la minestra di cavolo, ci sono tante cose particolari, forse i vini così, no? Più intensi, più saporiti sono nati anche per affrontare questo tipo di cucina importante. Ci vediamo al fondo d'un bicchiere.